fino ad arrivare al 28-24 finale. Una squadra quindi affamata di vittorie, soprattutto perché deve risalire la classifica, deve sperare in una salvezza tranquilla. Si sa che in questo campionato retrocede solo l'ultima classificata. Tutte le speranze del Gaeta sono rivolte nell'uomo che ha ricevuto palla poco fa, Vilic. Adesso lo scambio tra i giocatori, la palla finisce dalle mani di Ante Tomaso. Vediamo il tiro, arriva il primo gol della partita, che però non viene convalidato ad opera di Panariello. Dovrà ricominciare il Gaeta, aveva infilato la palla in rete per la prima azione di questa partita. Ante Tomaso, Panariello si fa strada in mezzo a una selva di braccia e riesce a conservare il possesso del pallone. Gaeta invece viene dalla pesante sconfitta contro il Conversano nell'ultima gara. Ante Tommaso, Panariello, finta il tiro, cerca Filic dall'altra parte, non lo trova, chiede un'infrazione di passi. La panchina dell'Enna non viene accontentata, poi il tiro di Panariello basso, subito il contropiede dell'Enna con dall'altra parte la parata di Cienzo sul tiro di D'Urso. Subito importante questo intervento di Cienzo a mantenere sullo 0-0 il risultato, a consentire al Gaeta un rovesciamento di fronte. Filic, il palleggio, il tiro da fuori, la parata, la manona di Massimo Cattabiano. Subito quindi l'Enna che si rovescia dall'altra parte del campo. Il tiro del numero 10, Saverio Ladice, è stoppato proprio nel momento della conclusione, fermato in volo il giocatore con la maglia numero 10. Lo potete notare, anche un'altezza differente rispetto a compagni ed avversari, questo può essere un fattore con il suo baricentro basso. Filic per Ante Tomaso per via centrale, bello lo scambio e far finire il pallone direttamente nelle mani di Lodato, fermata per la sua conclusione. Ancora Ante Tomaso, la palla per il numero 6 Ponticella, finisce ora tra le mani di Panariello che cerca di portare calma tra i suoi. Ante Tomaso, Panariello di nuovo per Ante Tomaso, lo scambio tra i due, si perde per un momento il pallone, poi arriva il gol dell'1-0, il gol di Panariello. Si sblocca quindi il risultato dopo 2 minuti e mezzo, 1-0 per il Gaeta, il gol di Marco Panariello. Fa girare adesso palla Lenna, caccia del gol del pareggio il numero 10 Larice, adesso riceve il numero 19 che viene fermato però al momento del tiro. Si tratta di Giovanni Rosso, scusate, c'è un Russo e un Rosso e un D'Urso a rendere più complicata la telecronaca oggi. Lo scambio, arriva poi il tiro proprio di Giovanni Rosso e il gol del pareggio dell'Enna, che quindi dimostra di voler immediatamente portarsi nella partita. L'arbitro poi ferma il gioco. Palla ancora tra le mani di Panariello, la lascia a Lodato, Ante Tomaso, Panariello, Ante Tomaso. A destra c'è Marciano, ignorato perché è marcato. Ante Tomaso di nuovo, il tiro forzato, fermato da Mizzoni. Ancora però un recupero della Gaeta che adesso attacca con Lodato, scusate, con Ponticella, perde però palla, allora può ripartire l'Enna con Gulino. La palla lasciata a D'Urso. Il Saverio Larice per Giovanni Rosso, ancora Larice, fermato il gioco. Vediamo Rosso, il tiro, la parata di Cienzo, ora può ripartire il Gaeta. Subito Filic tra le mani di Ante Tomaso, il pallone, il palleggio del numero 23 abbracciato in maniera irregolare da Giovanni Rosso. Ante Tomaso,
per Marciano, ancora Antetomaso, Panariello Antetomaso, fa girare tanto il pallone il Gaeta, che si è allenato molto nella fase offensiva in questa settimana per risolvere i problemi che l'hanno costretta a una sconfitta anche abbastanza pesante nell'ultima gara. C'è un cartellino giallo probabilmente per Gulino, che si è andato adesso a sedere in panchina. Antetomaso, Marciano, Panariello, arriva il pallone per Filic che lo deve prendere in equilibrio precario, poi scaraventa il pallone direttamente in rete. 2-1 il punteggio, il Gaeta che comanda in questo momento la partita, si porta avanti negli scambi, costringe sempre Lenna a dover trovare gol per pareggiare i conti. Bella però l'azione di scambio tra i giocatori della squadra siciliana, fermato fallosamente Giovanni Rosso, la palla adesso tra le mani di Zoe Mizzoni. Golino, il tiro ancora, la parata di Cienzo e l'opportunità per il Gaeta di portarsi a due lunghezze di vantaggio. Panariello, il palleggio lascia a Marciano che va al tiro, finisce giù, arriva un altro cartellino giallo per il numero 11, si tratta di Salvatore Larice. È subito Filic che ha l'opportunità con il rigore di portare il Gaeta a due lunghezze di vantaggio sugli avversari. Vediamo se riuscirà a battere Catalvano. Il tiro e la rete di Filic. 3-1. Insomma, un buon inizio del Gaeta fino a questo momento. Sì, ci sono stati diversi errori tecnici durante queste azioni iniziali, palle perse, palleggi sbagliati, però si nota che il Gaeta oggi ha più, questo è uno sfondo, il Gaeta ha più forza nella possibilità di attaccare la squadra ospite. Abbiamo in diverse azioni liberato l'uomo davanti al portiere, ma il portiere Lenna è riuscito a metterci una pezza, ma si è visto che in ogni caso si ha la possibilità di liberare un uomo davanti al portiere, quindi l'azione offensiva non ha grosse difficoltà, bisogna cercare di registrare un po' la difesa, perché anche a noi Antetomaso, Cienzo ci ha messo qualche parata delle sue. Questo è un altro fallo tecnico, un'altra azione di passi fatta da Antetomaso, e questi falli alla fine si pagano, sono troppe le azioni con palle perse, abbiamo già visto almeno 4-5 azioni da una parte e dall'altra, questo è uno sfondo, infatti l'arbitro l'ha fischiato e ti lascio la linea. Commesso fallo il numero 19 Giovanni Rosso, unico giocatore. Attenzione, il tiro poi a sorpresa, possiamo dire, di Lodato, che non sorprende però il portiere dell'Enna, quindi Larice che gestisce palla. Lo scambio tra Gulino e D'Urso, di nuovo per Larice, lascia a Rosso, di nuovo per il pallone per Gulino, Larice, il palleggio, Rosso direttamente per Salvatore Larice che cerca di andare al tiro, non lo trova e arriva l'ammonizione per Marciano. Ha subito il colpo Larice, uno dei due Larice in campo, si tratta di Salvatore con la casacca numero 11. Ecco qui Saverio Larice per Gulino, ancora Larice, certamente a Rosso che va al tiro, parato da ancora una volta da Cienzo. Subito dall'altra parte il Gaeta che preferisce la rapidità all'azione ragionata, il tiro bello di Filic che viene parato da Massimo Caltabiano sulla sua destra. Subito poi il time out da parte di Mario Gulino, allenatore dell'Enna, che va a dire qualcosa ai suoi, sembra non soddisfatto di questo inizio, anche se il punteggio è di 3-2, l'Enna segue a ruota con una sola rete di scarto, segno che questa partita sarà molto più combattuta del previsto, oddio previsto, perché anche all'andata è stata battaglia vera. Sì, anche all'andata abbiamo vinto negli ultimi minuti,
però analizzando la partita si vede una squadra dell'Enna che ha tirato in porta ma con grande difficoltà, e tutti i tiri erano tutti i tiri forzati, e una squadra del Gaeta che invece nei tiri in porta sono stati, diciamo, vere e proprie parate del portiere dell'Enna, perché anche l'ultimo tiro era un tiro diciamo senza difensore, anche altri tiri erano senza difensore, e quindi in queste occasioni il portiere dell'Enna sta facendo veramente del suo, sta mettendo in pratica le sue capacità tecniche e sta riuscendo a non permettere al Gaeta di andare avanti. Ha subito tre reti, ma penso che abbia fatto almeno 5-6 parate, quindi sta parando con una percentuale superiore al 60-70%, che nella palla a mano è una percentuale impossibile da tenere, quindi dovrà calare nella fase, nelle prossime azioni sicuramente, perché parare su questi livelli non è possibile nella palla a mano. Adesso l'Enna che ha qualche difficoltà a gestire la palla, ottima azione difensiva della squadra di Macera, che adesso avanza con Panariello. Come al solito il regista Anti Tommaso scarica adesso però di nuovo il Panariello, Marciano, ancora Panariello, Anti Tommaso che si è spostato a sinistra lasciando il centro a Filic e Panariello, e il tiro poi di Anti Tommaso finisce lontano dalla porta di Caltabiano, e l'azione però per il Gaeta può proseguire. Filic, Anti Tommaso, adesso si è tornato al centro, una finta di tiro ma c'è fischiata un'infrazione al giocatore del Gaeta, quindi riparte in contropiede da solo praticamente a tirare Mizzoni, che segna il gol del pareggio, 3-3. Parziale di 2-0, quello dell'Enna che ha ricucito lo strappo, si è riportata in parità, stessa situazione che si è avuta quindi con l'inizio della partita, con il Gaeta in possesso di palla nella speranza di ritrovare il gol del vantaggio. Il tiro di Panariello però finisce direttamente nella disponibilità del portiere dell'Enna, finisce a terra Salvatore Larisce. Palla ora gestita da Gulino per Rosso, da indicazione ai suoi. Gulino, Rosso, scavalcato da Larisce, di nuovo lo scarico per Rosso, Larisce che si è accentrato, lascia il pallone ai compagni, il tiro di Rosso, parata di Cienzo a tenere la situazione in equilibrio, ancora 3-3, sono passati già 11 minuti e mezzo nel primo tempo, mentre entra Albert Deda a sostituire Panariello. Anti Tommaso proprio per il numero 96, Marciano, Deda, ancora fitta rete di scambi della Gaeta che però non sovrappone i propri giocatori, lo fa adesso con Bufoli che si va ad accentrare, il tiro poi di Ponticella, mentre c'è ancora un errore in fase di impostazione per l'Enna, segno che l'azione difensiva del Gaeta sta portando i frutti sperati. Anti Tommaso, la parata di Caltabiano, forse qualche azione di troppo della Gaeta lasciata un po' così. Rosso per Larisce, la parata ancora di Cienzo, fondamentale come al solito in questo avvio di partita. L'arbitro si sincera delle condizioni di Deda, che ha subito un colpo sull'azione di Salvatore Larisce. Deda, tornato in campo Panariello, Ponticella proprio per lui, proprio per Panariello, Deda, ancora Panariello, lascia a Filic che cerca un varco per tirare, non lo trova, lascia a Deda, gran bel tiro di Deda direttamente sotto le gambe del portiere, il Gaeta si riporta avanti 4-3, il gol di Albert Deda. Avanza ora con la maglia numero 4 Manuel Russello, la palla già direttamente dall'altra parte di campo. Larisce per Russo, finta di tiro e lascia il pallone a Gulino che segna subito il gol del pareggio. Break contro break da una parte e dall'altra, subito l'Enna che non vuole lasciare al Gaeta la possibilità di andarsene via. 4-3 il punteggio, subisce un contatto Panariello, l'arbitro lo sanziona
Bufoli. Lascia Filic, l'arbitro però dà un cartellino giallo a Larice. Tanti gli ammoniti in questi primi 13 minuti e 40 secondi di gioco. Filic, finta di tiro, Panariello per Deda, cerca spazi, non li trova, la palla finisce tra le mani di Panariello che va ad incocciare il pallone contro il palo e segna il gol del nuovo vantaggio per la squadra cara al presidente Antetomaso. Gulino, lo scambio, la palla per Larice, ancora Gulino per Rosso, abbracciato da Deda. Gulino, ancora Deda a fermare l'azione dell'Enna. Larice lascia il finta il passaggio per D'Urso, conquista un fallo. Eccolo qui ancora Saverio Larice per Gulino, di nuovo Larice, la palla nelle mani di Rosso, la lascia a Russillo. Russello, scusate, chiaramente la I, non la I. Larice, Gulino, ancora Larice, Rosso, si sposta il numero 15 Mizzoni per permettere il tiro al proprio compagno, non trova però la porta, può ripartire il Gaeta. Panariello lascia a Filic che avanza a gran velocità e il tiro spiazzato il portiere, arriva il gol del 6-4, massimo vantaggio per il Gaeta, terzo gol di Filic, 2 per Panariello, 1 per Deda. Sta distribuendo meglio le proprie azioni d'attacco, le proprie finalizzazioni la squadra di Macera, che dimostra di aver lavorato molto in settimana sulla fase offensiva. Rosso lascia Rossello, Rosso, Gulino per Saverio Larice, ancora riceve il pallone, lo scambio con Mizzoni, si trova in mezzo a un muro e conquista un fallo che gli permette di continuare l'azione. Rosso, Gulino, finta il passaggio, poi scarica ancora per Rosso, il via centrali, passaggio in back per il proprio compagno, il tiro di Gulino però finisce ancora una volta contro il braccio di Cienzo. Panariello sbaglia il passaggio prevedibile per Filic, allora avanza Gulino, lascia la palla all'indietro, vuole ragionare il Lenna per non perdere l'occasione di accorciare le distanze. Gulino per Rosso, la palla è per Mizzoni, lenta l'azione dell'Enna in questo momento, probabilmente per accelerare all'improvviso con Larice, invece il pallone finisce su Mizzoni, subisce un contatto. Larice, ecco l'accelerazione di Gulino, il passaggio rischioso per Larice che trova il pallone, il tiro deviato e finisce oltre la linea di fondo. Quindi nuovo possesso per l'Enna, sta lavorando bene il Gaeta, però in fase difensiva impedisce delle azioni semplici alla squadra siciliana. Mizzoni, il tiro ancora una volta stoppato, il pallone però resta nelle disponibilità dei giocatori in maglia gialla che attaccano dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Gulino per D'Urso, Gulino, Larice, lo scarico per Rosso, bella l'azione dell'Enna, ancora una volta però vince il duello Cienzo. Panariello per Filic, si perde il pallone, c'è un turnover, un contropiede per l'Enna. Larice si infila in mezzo ai giocatori avversari, commette però stavolta un fallo entrando nell'area di porta. Cienzo e ferma il gioco Macera, 17 minuti 43 secondi sul cronometro, il Gaeta è avanti 6-4, due lunghezze di vantaggio. Il Gaeta sta lavorando molto bene sia in fase offensiva distribuendo bene i propri attacchi, seppur con qualche disattenzione a livello di rifiniture, sta lavorando però ancora meglio in fase difensiva, costringendo l'Enna ogni volta a dei tiri forzati, a delle azioni comunque difficili. In fase difensiva sì, sono d'accordo con te, stiamo lavorando bene. E in fase offensiva no, c'è troppa fretta nel cercare di risolvere la partita.
Palle perse, palle scivolate, sono veramente errori tecnici che non dovrebbero vedersi a questi livelli, però purtroppo ogni giocatore ne compie uno o due. Abbiamo visto già in 17 minuti abbiamo già visto una serie innumerevoli di palle perse. Bisogna cercare di limitarle, perché salendo il livello delle squadre avversarie non puoi permetterti di fare tutti questi errori. Quindi se per la fase offensiva bisogna cercare di lavorare con un po' più di tranquillità, cercare di liberare Filic e mandarlo al tiro. Anche Filic sta forzando qualche tiro, perché probabilmente si vede isolato nel gioco e vuole anche lui risolvere la partita da solo. Adesso vedo che il mister ha apportato una modifica, ha spostato Filic, che è marcato a uomo, dalla parte destra del campo, permettendo quindi a Deda e a Panariello di occupare il lato del campo dove dovrebbe giocare il destro di mano. Normalmente un destro di mano gioca a sinistra e un sinistro gioca a destra. Noi non abbiamo il mancino e quindi abbiamo un destro sia da una parte che dall'altra. Questo è un altro tiro forzato, ma come si dice nel basket, senza ritmo. Ecco, è un tiro forzato, nel senso che non c'era la possibilità, non si era creata un'azione di tiro, si è forzato un tiro senza aver creato prima l'azione, perché poi l'errore ci può stare. Se uno sbaglia un tiro perché il portiere para ed è al termine di un'azione ben organizzata, c'è da lavorare sul tiro ma non sull'azione. Ma se si forza anche l'azione, vuol dire che non si è lavorato bene neanche nel creare la possibilità di tiro in porta. Massimo vantaggio del Gaeta, 7-4, parziale di 3-0, quando Filic si è intestardito portandosi avanti da solo sul settore di sinistra e infilando la porta ancora una volta di Massimo Caltabiano per la quarta volta nella sua partita. Il Lenna che cerca di imbastire un'azione offensiva, la rice per il proprio compagno Gulino, che finisce a terra sul contrasto con Deda. Viene ammonito Bufoli nel frattempo. Vediamo quindi Lenna che come cercherà di infrangere il muro difensivo gaetano. Gulino per Saverio Larice, D'Urso, ancora Larice, palla di nuovo tra le mani di Russello, era Don D'Urso, è arrivato poi il gol dell'Enna. Arrivata la rete proprio di Russello a interrompere quindi questa striscia di gol consecutivi per la squadra di Macera. 7-5, il tiro di Deda, la parata del portiere della squadra siciliana, il contropiede comandato da Larice, lascia per il proprio compagno con la maglia numero 4, che mette in porta la seconda rete consecutiva della sua partita. Russello quindi svetta in testa alla classifica dei marcatori della propria squadra, mentre fa girare il pallone il Gaetante Tommaso. Ha alzato il muro la difesa dell'Enna, viene fermato in modo falloso anche abbastanza evidente Ante Tommaso, che finisce a terra. Torna in panchina Deda, pronto a rientrare in campo Panariello. Due gol consecutivi per la squadra siciliana, che accorcia le distanze, torna a una lunghezza di differenza, 7-6, 20 minuti già passati, sta per andarsene anche il 21esimo Ante Tommaso proprio per Panariello. Buona la difesa dell'Enna, che ha aumentato l'intensità in questa fase di gara. Filic per Ante Tommaso, Filic ancora per Ante Tommaso, non trovano Varchi, allora deve andare Marciano che finisce a terra, l'arbitro non fischia, può ripartire quindi l'Enna. Chiama tempo l'arbitro per andare a sincerarsi delle condizioni del numero 7, il capitano del Gaeta. Andiamo intanto a svelare una piccola curiosità, perché Enna e Gaeta sono legate da un'omonimia particolare. C'è lo stadio dove gioca l'Enna Calcio, che si chiama proprio Stadio Generale Gaeta, un generale caro chiaramente alla città siciliana, che non ha nulla a che vedere ovviamente con la città del sud pontino.
Però insomma, queste due squadre accomunate, oltre dal cercare una svolta nella propria stagione in questa partita, anche da questo piccolo, seppur ininfluente, particolare che vi abbiamo voluto svelare. La palla, lo scambio tra i due Larice, Saverio e Salvatore. Gulino per Russello. Larice per Salvatore Larice. Saverio ora per Gulino, non trova spazi, deve lasciare la palla a Mazzoni. Mizzoni si perde però il pallone, possibilità per il Gaeta di ripartire. Panariello si smarca, riceve il pallone, Marciano cerca il tiro, chiaramente da lì sarebbe più facilitato un mancino di quel Gaeta, però è sprovvisto il pallone, infatti finisce fuori addirittura dalla luce della porta difesa da Caltabiano. Larice lascia a Gulino, con calma gestisce il pallone Lenna. Sono passati 22 minuti. Larice per Gulino, ancora Larice, il palleggio del destroso per Mizzoni che entra in area, cerca l'imboccatura dell'area, un tiro che trova forzato grazie alla difesa del Gaeta che però commette fallo. Larice per Gulino, Salvatore Larice, ancora Gulino, di nuovo per l'esterno sinistro che va al tiro. La palla sbatte contro la traversa dopo la deviazione, può ripartire il Gaeta, non con molta velocità a dire il vero. Panariello per Antetomaso, Filic ora cerca di accelerare per andare al tiro, deve lasciare ad Antetomaso. Bufoli trattenuto in modo vistoso da una cintura di Giovanni Rosso. Ancora qui anche Panariello fermato, c'è però da chiamare tempo perché aveva subito un contatto in avvio di partita, l'abbiamo detto durante la cronaca, Salvatore Larice che adesso evidentemente non ce la fa più, si lascia cadere a terra e deve entrare lo staff medico della squadra siciliana. Squadra siciliana che, come hai detto anche tu, ha perso qualche giocatore per strada, in particolare i due nuovi acquisti, si tratta di Vasquez e Giannone, due siracusani che erano arrivati a rimpolpare l'organico e hanno dovuto lasciare però la squadra per motivi di lavoro, così come il forte play Daniele La Placa proprio di Enna che è dovuto addirittura andare in Inghilterra per motivi di lavoro, quindi una squadra che sta cercando una salvezza nonostante la penuria forse di uomini. No, io so che La Placa ha lasciato la squadra per motivi di lavoro. E Vasquez e Giannone non partecipano ad alcune trasferte un po' più lontane, anche se loro sono in Sicilia, quindi sono tutte le altre trasferte, sono tutte nel continente, e ugualmente per problemi di lavoro. Quindi quando giocano in casa hanno la squadra al completo, quando giocano fuori casa, soprattutto in queste trasferte più lontane come da noi a Gaeta, questi ragazzi non partecipano alle trasferte. Per loro è una grande, grande perdita, perché Vasquez è un ottimo portiere, lo conosciamo noi perfettamente perché da ragazzo, da diciottenne venne a giocare a Gaeta, è stato qui 4-5 anni con noi a giocare, poi dopo è tornato nella sua Siracusa dove è tornato per motivi di lavoro, e ora quest'anno è il primo anno che gioca ad Enna, ma da quello che so va solo per le partite, e quindi per loro è una grande nelle trasferte hanno insomma una squadra nettamente inferiore a quella che possono schierare in casa. Si è vedato quindi questo back to back, Sandro Vasquez viene sostituito almeno fino a questo momento in maniera egregia da Massimo Caltabiano, che sta negando al Gaeta la possibilità di andare avanti ancora di più nel punteggio. Viene fermato Antetomaso, si sbraccia in maniera evidente, per niente contento Mario Gulino della gestione della propria squadra di questa partita, di questa fase difensiva. Panariello per Ponticella, il tiro, la palla sbatte sull'esterno del palo, finisce fuori, pronta quindi a ripartire la squadra di Enna con Rosso. Larice per Salvatore Larice, Saverio Larice ora prende il pallone, finta il passaggio per Mizzoni, allarga invece il gioco, il pallone finisce tra le mani di Gulino. Rosso, il tiro di Rosso e arriva il gol dell'Enna, il pareggio della squadra siciliana, la rete di Giovanni Rosso,
e il pareggio 7 pari. Sono 3 gol consecutivi dell'Enna che evidentemente piano piano riesce a bucare la difesa caetana e a trovare anche il pareggio in questa partita. Commette fallo incitato però dal proprio allenatore Paolo Serravalle, appena entrato in campo. Ha un attacco migliore del Gaeta in questa prima fase di campionato, in questa prima metà del campionato. 25,3 di media contro i 23,6 del Gaeta, però una peggiore difesa, 29,5 contro i 28,2 della squadra di Onelli e Macera, quindi davvero una bella sfida in tutti i sensi, equilibrata come stiamo vedendo in questi primi 25 minuti. Filic allarga per Marciano, sostanzialmente solo, viene poi placcato, per usare un termine rugbistico, da Zoe Mizzoni, e ci sarà il rigore probabilmente tirato da Milos Filic. E infatti è proprio il serbo a prendere il pallone, ha la responsabilità di calciare, di tirare, scusate, verso la porta. Pronto al tiro e arriva il gol di Milos Filic. Rimette quindi avanti il naso il Gaeta. Si gioca il pallone Lenna con Gulino, Rosso, ora per Gulino. Mizzoni addirittura circondato da 4 giocatori del Gaeta, rischiosa come manovra perché vuol dire lasciare praticamente tanti giocatori liberi. Gulino per Russello, ancora Gulino, il palleggio per favorire poi il tiro di Mizzoni che finisce a terra. Viene quindi comandato un rigore per l'Enna, se ne incarica il numero 6 Roberto Gulino. È rientrato in campo, quindi Salvatore Larice, buon per lui, insomma niente di grave quando riguarda il suo infortunio. Gulino contro Gienzo, infilato il portiere del Gaeta, torna quindi in parità la situazione, 8 pari. Le due squadre che stanno avendo un andamento speculare in questa partita. A ogni gol risponde un gol, anche quando ci sono delle serie come da 2 o da 3 reti consecutive, seguono le 2 o le 3 reti consecutive dell'Enna, che pareggia quindi sempre i conti. Siamo 8-8, partita molto equilibrata, molto sentita, molto delicata per entrambe le squadre. Ante Tommaso viene fermato, possibilità per il Gaeta di ragionare ancora nella propria azione d'attacco. Lodato in possesso di palla per Panariello, Marciano, Panariello, Ante Tommaso, tutto per cercare il tiro di Filic che va a segno con una rete fantastica, una conclusione da distanza, il destro che va ad insaccarsi alto, difficile da prendere per il portiere. Fatto sta che Gaeta si sta aggrappando ancora una volta al proprio giocatore migliore, che con 6 gol ha segnato 2/3 delle segnature totali della propria squadra. Larice per Russello. La palla finisce a Mizzoni che deve fare parte dell'azione. Larice, Gulino per Rosso. Si fa spazio e va al tiro. C'è stata forse un'infrazione di passi per il giocatore con la maglia numero 19, non per l'arbitro. 9 pari il punteggio. Ante Tommaso per Lodato che finisce a terra.
Ante, cioè, lodato sempre per Antetomaso, Panariello, Marciano, Panariello. Filic costretto ancora una volta a tirare dalla distanza, questa volta non gli va bene, il pallone finisce fuori, pronto quindi ad andare dall'altra parte. Lenna, Larice, Gulino per Rosso, preferisce andare di nuovo al centro per Gulino, c'è Marciano che marca Salvatore Larice, Larice Saverio per Gulino. Ora riceve Salvatore Larice, Gulino per Rosso, non trova spazio al centro, deve lasciare a Larice. L'arbitro proferma il gioco, si ripartirà da Mizzoni. Larice, lo scambio con Gulino. Si fa vedere Rosso ancora una volta che deve cercare di andare verso la porta, non trova il modo perché viene fermato in maniera fallosa da Lodato che addirittura ha la cintura all'altezza della gola. Larice, bello il lob per Rosso che però non riesce a controllare bene il pallone. Marciano dall'altra parte cerca Antetommaso, sbaglia il passaggio, allora il contropiede per Larice, la parata di Cienzo, incredibile la parata di Emanuele Cienzo, ancora una volta salva la porta della Gaeta. Abbiamo visto un errore clamoroso di Marciano, Cienzo ancora una volta ci ha messo una pezza. Sì, questi sono errori che non dovrebbero fare i giocatori più esperti, purtroppo per affrettare il contropiede ha fatto un passaggio nella parte centrale del campo dove c'erano già tre giocatori dell'Enna che stavano tornando, ma quello che più è grave è che per recuperare una palla anche Antetommaso si è fatto prendere dalla foca, ha spinto un avversario e si è preso i due minuti, quindi da che avevamo la possibilità di fare un'azione ci siamo trovati con l'uomo in meno. Ora il prossimo inizierà il secondo tempo, quindi ancora con 1 minuto e 55 secondi con l'uomo in meno. È ricominciata la partita, 9-9 il punteggio nei primi 30 minuti, tutto pronto per commentarvi questo secondo tempo. Sempre Pierpaolo vicino a me, cosa ti aspetti da questo secondo tempo, come deve reagire il Gaeta, perché comunque si è fatto recuperare praticamente in maniera speculare tutto quello che ha costruito durante la prima frazione di gara. Beh, dobbiamo cercare di evitare di fare errori tecnici in attacco, e già evitare questo significa fare un grosso passo avanti, perché in difesa non stiamo giocando male e il problema è l'attacco, perché solo 9 gol in un tempo sono veramente pochi. Una partita di pallamano normalmente finisce a 25, a 30, quindi 9 è veramente un problema, cioè bisogna migliorare in attacco in modo poi da permettere di difendere meglio, anche perché se si perdono le palle in attacco poi si subiscono anche i contropiedi, cosa che abbiamo già subito in diverse occasioni. Meno male che il portiere sta parando. Non si può sperare sempre nei miracoli di Cienzo, adesso vediamo. E Gaeta che attacca con Deda, che infila il pallone nel 7, mette dentro il secondo gol della sua partita, quindi apre le marcature il Gaeta in questo secondo tempo, così come aveva fatto nel primo. Adesso è arrivato il tiro, è un altro miracolo di Cienzo con Filic che prende palla da Panariello. Deda proprio per il numero 14. Gaeta che ha cominciato questo primo tempo con l'inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Antetommaso nel finale di gara. Ancora Deda, ancora Albert Deda a mettere a segno il gol dell'11-9. E proprio in questo momento si è anche ristabilita la parità numerica. Speriamo che non porti male a questo punto, perché due gol su due sono arrivati in inferiorità. Adesso un'altra parata di Cienzo con Ponticella che scavalca Mizzoni. Marciano, tutto bloccato, deve andare da Deda che se ne va in dribbling e va a segnare. Tre gol consecutivi di Albert Deda, davvero fantastico l'inizio di secondo tempo della squadra gaetana, ma soprattutto dell'italo albanese che costringe al time out Mario Gulino. Gaeta avanti 12-9.
Beh, meno male che si è svegliato questo ragazzo, perché ha delle grosse potenzialità. Lui è un ragazzo che viene da campionati minori, ha sempre giocato in Serie B o un anno in Serie A2. Però a un occhio attento si vede, cioè, che è un ragazzo che ha una buona elevazione, cambia direzione del tiro. Nelle prime giornate aveva giocato veramente bene, nelle ultime 3-4 partite si era un po' spento. Purtroppo nella pallamano, in tutti gli sport, la forza psicologica è uno degli elementi fondamentali. Alcuni giocatori non hanno la capacità di superare i problemi e quindi psicologicamente vanno giù, e lui in queste ultime partite aveva avuto questo problema. Speriamo che questi 3 gol consecutivi gli diano quello slancio e quell'input per poter tornare al giocatore delle prime partite. Deve ricostruire tutto l'Enna sotto di 3 gol. Adesso sono passati solo 2 minuti e mezzo nel secondo tempo. L'Enna che ha conquistato una sola vittoria a fronte di 7 sconfitte in questo campionato, l'ultima bruciante contro il Benevento, una partita dominata, comandata e comunque persa per colpa di della luce che si è spenta in avvio di secondo tempo, così come è successo proprio qui questa sera, come sta succedendo qui questa sera. Quindi l'Enna perde il pelo ma non il vizio, vediamo cosa riuscirà a fare per risalire nuovamente la china. Larice per Gulino, Rosso cerca lo scarico per Mizzoni, subita la carica e quindi può ripartire l'Enna. Larice cerca un tiro basso, fintato, si torna indietro da Gulino, Rosso, il tiro e il gol del giocatore con la maglia numero 19 interrompe quindi questo momento negativo in assoluto. 3 gol subiti in fila, fino adesso riesce a porre fine all'emorragia, a segnare il gol del meno 2. Ante Tomaso, Panariello, per Ante Tomaso, largo Deda che si sovrappone, va al tiro e arriva il pallo, no, credo stesso non... palla per l'Enna, è arrivato il gol quindi di Deda, ancora lui. 13-10 il punteggio, ancora più 3 per il Gaeta, è il massimo vantaggio così come era arrivato anche nella prima frazione di gara. Larice per Rosso, la palla per Gulino, cade a terra il giocatore con la maglia numero 15, si tratta come sempre di Zoe Mizzoni. Gulino per Rosso, senza ritmo questa azione, commette un'infrazione il giocatore con la maglia numero 19, può ripartire il Gaeta, lo fa con Ante Tomaso, subito per Deda, Ante Tomaso, lo scarico per Filic che va al tiro e il gol di Milos Filic. Momento delicato per l'Enna che subisce un altro gol, massimo vantaggio del Gaeta, più 4 quando sono passati solo 5 minuti sul cronometro. Larice dall'altra parte per Salvatore Larice, Rosso, finta il tiro, c'è Gulino vicino a lui, non gli serve il pallone, va al tiro lui e Giovanni Rosso segna il secondo gol del suo secondo tempo, quarto in tutta la partita. Ante Tomaso per Ponticella che va a segno, continua il Gaeta nel suo forcing a caccia della quarta vittoria stagionale per riscattare la sconfitta contro il Conversano dell'ultima gara che si è giocata sempre qui tra le mura del Pala San Pietro. Larice per Rosso, ma ancora una volta si deve affidare a delle iniziative personali, viene poi comandato il rigore per la squadra ospite. È rimasto anche a terra Rosso. Giovanni Rosso. Partita importante quella del numero 19 che sta cercando di tenere a galla la propria squadra. È il miglior marcatore del team ospite in
questa partita, 4 i gol segnati da lui. Gli fa da contro Filic, che come al solito si avvicina alla doppia cifra, sono 7 i gol del giocatore serbo del Gaeta, mentre sta per entrare con la maglia numero 20 Francesco Florio, pronto a fare il suo esordio in questa partita. 6 minuti sul cronometro, 15-11, un ottimo inizio di secondo tempo da parte del Gaeta. Sì, vuol dire che negli spogliatoi l'allenatore ci ha parlato sopra e i ragazzi sono usciti carichi dagli spogliatoi. Deda ha messo 4 gol di fila e Filic ne ha segnato uno. Si è visto un gioco molto più veloce e quindi possiamo essere soddisfatti della fase dell'attacco e anche della fase difensiva. Dicevi prima tu che il Lenna cala nella fase finale. Abbiamo visto che è una squadra che gioca a ritmi abbastanza elevati, i due, il centrale e il terzino giocano in velocità ed è normale che, non avendo cambi a disposizione negli ultimi 5-6 minuti del primo tempo e negli ultimi 10 minuti del secondo tempo, si cali di intensità, perché purtroppo non si riesce a giocare 60 minuti a quelle condizioni. Nel frattempo qui c'è un infortunio. Nel frattempo c'è l'arbitro, un arbitro ha fermato il gioco da una parte, l'altro continuava a far giocare dall'altra e abbiamo un'ala destra da una parte e un'ala destra dall'altra che si toccano ambedue le braccia. Quindi speriamo non sia successo nulla di grave a nessuno dei due. Sono rimasti a terra Florio e Rosso in questo momento, sono 6 minuti 58 secondi sul cronometro, il Gaeta avanti 15-12, 3 gol di margine frutto della tripletta di Deda in avvio di secondo tempo. Curiosa questa statistica, comunque, così come nella partita contro il Benevento Lenna cede il passo nei primi minuti del secondo tempo. Vediamo se si verificherà un calo anche nel finale, qualora Lenna dovesse riprendere i ritmi forsennati della prima frazione di gioco. La palla è proprio per la squadra ospite con il giocatore con la maglia numero 10 Saverio Larice, un solo gol per lui in questa partita. Ancora una volta Rosso a cercare il tiro, viene assegnato un altro rigore per Lenna, il secondo consecutivo che dà quindi la possibilità alla squadra ospite di accorciare nuovamente le distanze, mettendo in fila 2 reti consecutive e arrivando ancora una volta a contatto a meno 2. Arriva il gol di Roberto Culino, 13-15. Panariello per Antetomaso, lo scambio ancora tra i due, Deda che si sovrappone, va al tiro fermato, la palla finisce tra le mani di Ponticella, l'arbitro non gli permette il tiro perché viene fischiato il fallo. Filic, un pallone nella terra di nessuno e può ripartire quindi Lenna. Larice, lo scambio con Rossello per Culino, Rosso per Salvatore Larice, Rosso, Culino, Saverio Larice ancora per Culino, Larice poi lancia un po' il pallone che finisce per sua fortuna dalle mani di un compagno e arriva il gol di Salvatore Larice, il primo della sua partita. Importantissimo perché con 3 gol consecutivi Lenna si riporta a contatto meno 1. Antetomaso, Deda, Antetomaso per Panariello, il tiro, la parata del portiere, l'arbitro però concede un'altra chance ai giocatori in maglia biancorossa a bande orizzontali. Pronti Filic e Antetomaso, largo Panariello, vicino c'è Deda che riceve ora il pallone da Filic. Il tiro che dopo il rimbalzo a terra è stato preso dal portiere, l'arbitro però ha fermato nuovamente il gioco.
E c'è l'esclusione per due minuti di Saverio Larisce, che per niente contento va a dire qualcosa all'arbitro. Evidentemente avrà detto qualcosa all'arbitro anche prima di questa decisione. Gaeta con la possibilità quindi di gestire la superiorità numerica per questi due minuti. Filic per Ante Tommaso, Florio e il gol di Florio. Francesco Florio a far finire questa serie di reti consecutive dell'Enna. Torna più due il Gaeta quando siamo nel decimo minuto della ripresa. Gulino, Larisce per Russello, inseguito, marcato a uomo da Lodato che lo ferma in modo irregolare. Russo, Gulino, Russello, ancora Gulino, Russo, si fa strada tra i giocatori del Gaeta e va al tiro. Ancora una volta un'iniziativa personale di Giovanni Russo. Enna ancora a meno uno. Filic per Ante Tommaso, va da solo, prende il palo, azione sfumata per l'iniziativa personale di Ante Tommaso. Vediamo adesso se l'Enna riuscirà a trovare il gol del pareggio. Chiaramente gestisce il pallone aspettando che passino i due minuti di costrizione in inferiorità numerica. Gulino, Larisce per Russello, ma svanisce l'occasione. Può ripartire quindi il Gaeta. Filic, Panariello, Filic che può anche andare al tiro, lo fa, e ancora Milos Filic a segnare il gol del 17-15. Ricacciata indietro l'Enna che ora ritorna in parità di uomini. 17-15 il punteggio. E mentre c'è il fallo per l'Enna, abbiamo visto 9 gol per parte solo nella prima fazione, nella seconda già siamo 17-15, insomma un secondo tempo che sta viaggiando su ritmi completamente diversi. Sì, la partita è diventata molto più veloce, gli errori tecnici sono diminuiti e quindi si sono, questo è uno sfondo, ecco, si sono concretizzate diverse azioni. Anche se i portieri stanno ancora continuando a parare, ma sono diminuiti gli errori tecnici che nel primo tempo hanno impedito proprio i tiri, e quindi in poco meno di 12 minuti sono stati segnati già 5 gol, quando nel primo tempo in 30 minuti erano stati segnati solo 9. Il Gaeta ha forzato nella prima parte del secondo tempo il ritmo, è riuscito ad avere un ritmo più alto, ma adesso sembra che l'Enna abbia preso le misure. Il nostro allenatore ha fatto esordire Florio, questo giovane promettente, questo ragazzo ricorda un po' quando ero giovane, un ragazzo molto volenteroso, abbastanza veloce, pecca di inesperienza. Ecco, abbiamo subito un altro gol di inesperienza, non si può prendere un passaggio da terzino ad ala e non accorgersene che c'è l'ala posizionata sull'estremo del campo. Purtroppo far giocare i giovani gli dà la possibilità di avere esperienze, da cui esperienza, ma c'è il rovescio della medaglia e purtroppo è la giovane età che gli fa commettere degli errori che un giocatore più esperto non commetterebbe. Questo è un altro tiro forzato che vanno tutti a sommarsi alla fine della partita, si sommano i tiri forzati, le palle perse e quindi si rischia di compromettere una partita che fino a due minuti fa, tre minuti fa si stava giocando abbastanza bene. È arrivato il pareggio 17-17, un po' il leitmotiv di tutta la gara. Il Gaeta che si impegna, passa avanti, gestisce il pallone ma che viene sistematicamente recuperato dall'Enna. Questo recupero fa ancora più male visto il vantaggio cospicuo che aveva accumulato nei primi minuti della seconda frazione di gioco. Evidentemente non impara la lezione il Gaeta, che si è esposto alle azioni dell'Enna. Arriva qui poi un gol d'astuzia di Marco Panariello che riporta avanti la propria squadra. 18-17,
già eguagliato con ancora 15 minuti da giocare il numero di reti segnate da Gaeta nel primo tempo, segno che questo seconda porzione di gara è sicuramente su dei ritmi completamente diversi rispetto al precedente. Rosso, la finta di tiro, c'è il fallo di Lodato, sembrava quasi uno sfondamento, mentre è entrato con la maglia numero 47 Nunzio Russo. Abbiamo detto ancora una volta a complicare la telecronaca tra Russo, Rosso, D'Urso, eccetera, eccetera, eccetera. Riceve ora palla Larice, lo scambio con Saverio Larice, Rosso il tiro, qui Cienzo non riesce a toccare il pallone, arriva il gol ancora una volta del pareggio di Saverio Larice. 18-18, ricucito lo strappo in maniera evidente da parte della squadra in maglia gialla, Ante Tommaso per Deda, il tiro e la rete di Albert Deda, che dopo il grande avvio del secondo tempo si era un po' fermato, si ritrova forse nel momento più importante. 19-18, il punteggio, si viaggia su medie completamente diverse rispetto alla prima frazione di gara. Non è la prima volta che lo dico, non è la prima volta che lo diciamo e probabilmente lo rimarcheremo ancora nel corso della telecronaca, perché questo secondo tempo merita di essere evidenziato in ogni modo possibile, mentre subisce il contatto Salvatore Larice. Gulino, Rosso per Gulino, Larice, qui si perde il pallone e fischia il cambio di possesso l'arbitro. Filic, Deda, Filic si allarga a destra, Deda va a posizionarsi a sinistra, Ante Tommaso per vie centrali, Filic molto lontano dallo svolgimento dell'azione, mentre Ante Tommaso esce per far entrare Panariello, che riceve proprio ora il pallone. Ante Tommaso cerca un varco per tirare, stoppato dal muro di braccia dell'Enna, che riparte con Gulino. Larice, Rosso ancora per Larice, ancora Rosso di nuovo a sinistra per Larice, sfortunata la sua conclusione, prende traversa e palo e viene sputata via dal ferro. Panariello per Ante Tommaso, un'altra opportunità per il Gaeta di mettere un più due sul tabellone. Ante Tommaso, Deda, Ante Tommaso per Panariello, che chiama i suoi mentre c'è un'ammonizione per qualcuno dalla panchina dell'Enna. Si è fermato il cronometro quando sono passati 8 secondi nel 18esimo minuto, 17:08, quindi Ante Tommaso, Panariello per Ante Tommaso, Filic per Panariello, il tiro, la parata di Caltabiano, attenzione al contropiede lanciato Saverio Larice, che però finisce fuori con tutto il pallone. Filic, Ante Tommaso per Panariello, la palla lasciata a Florio, ancora Panariello, Ante Tommaso, ancora largo Florio, che riceve adesso dal proprio numero 14, si va da tutt'altra parte, la finta di passaggio per Ficio, scarico per Deda e il gol di Albert Deda. 20-18 il punteggio. Time out per Marco Gulino, anzi no, quindi si continua a giocare ancora Albert Deda, e ancora lui. 21-18, vero e proprio mattatore di questo secondo tempo, 7 le reti, 8 con la unica realizzazione nella prima parte di gara, va a pareggiare i conti con Milos Filic, partita di superlativa di Albert Deda. Sì, era proprio quello che dicevamo, in questa partita non ha paura di tirare e si vede che riesce
a dare il meglio. Invece in altre partite, dopo il primo e il secondo errore, si è ha avuto paura di continuare a giocare e tirare, e quindi un giocatore in quelle condizioni non rende. Oggi sta dimostrando effettivamente il suo valore, un ragazzo di 19 anni che ha un'ottima elevazione, un ottimo tiro. Certo, è un terzino e bisogna lavorarci sopra, ma ha le qualità per poter lavorare. Diventasse ambidestro sarebbe il sogno di qualunque allenatore, mentre viene messo giù Ponticella nel Gaeta quando mancano poco più di 10 minuti alla fine della gara e a caccia della quarta vittoria stagionale per riscattare la partita contro il Conversano, che ha fermato una serie di due vittorie consecutive, subendo però la quinta sconfitta stagionale in 9 partite. Ribadire la vittoria dell'andata per 29-33, mentre Filic torna in testa alla classifica dei marcatori di questa gara, segnando la sua nona realizzazione, 22-18, 4 gol consecutivi per il Gaeta, che ritorna nel suo massimo vantaggio di 4 gol proprio. Vediamo come reagirà Lenna a questa ennesima sventola data dalla squadra di Onelli e Macera. Vediamo che attacca adesso con Saverio Larice per Rosso, cerca di accelerare Lenna, non trova spazi, Rosso deve tornare verso il centro del campo, lo scarico per Saverio Larice che cerca un angolo di tiro, non lo trova, fermato da Ponticella che viene anche invitato dall'arbitro ad andarsi a sedere in panchina, un fallo abbastanza cercato dal numero 10. Il numero 6 del Gaeta è quasi cascato in una trappola. Secondo me non c'era i due minuti, il ragazzo dell'Enna era già in semi-eret, era già lui in volo, è stato appena bloccato come si blocca un difensore, cioè un attaccante, quindi con una mano sul braccio e una sul fianco, è logico che è caduto, non aveva i piedi a terra, ma l'arbitro ha fischiato e quindi gli ha concesso un rigore. Speriamo che, ecco, il Gaeta ha cambiato il portiere dopo diversi rigori non parati, si ha la possibilità, l'allenatore pensa di distrarre l'avversario cambiando il portiere, ma non è riuscito nell'intento. Quindi possiamo dire quasi che sia stata la coppia arbitrale Bassi Scisci e nella trappola di Larice che ha portato alla realizzazione di Roberto Gulino. Ferma l'emorragia Elena, 25-19 il punteggio. Filic per Deda, la palla ancora per Deda che viene, c'è uno scontro proprio con Saverio Larice, opportunità per il Gaeta di ripartire. Ha quasi portato bene la prima inferiorità numerica la squadra di Macera, perché ha portato ai 4 gol di Deda, meglio ai 3 gol in avvio di Deda. Vedremo come saprà reggere a questa seconda penalizzazione. Ante Tommaso riesce a conservare il possesso, rimette il pallone in gioco, Filic proprio per Deda che salta il tiro, la parata di Caltabiano che in spaccata allunga il braccio sinistro e ci mette la mano. Larice per Rosso, veloce il contropiede dell'Enna, viene però fermato Gulino senza fallo. Viene invitato a rimettersi in piedi da Cienzo, è rientrato quindi al posto di Medina che è rientrato solamente per il rigore. Ancora in inferiorità il Gaeta che gestisce il pallone, lo fa girare aspettando il momento in cui ritornerà in parità di uomini. Ante Tommaso per Panariello che viene spostato quasi fosse un pacco dall'avversario. Filic con pochissimo angolo, Miros Filic trattenuto, viene spostato ma non gliene importa, un fico secco, 23-19. Quando sono passati 22 minuti e 45 secondi sul cronometro è stato segnato il gol dell'Enna, stiamo aspettando, è arrivato infatti 23-20 la modifica sul tabellone a conferma della rete della squadra siciliana. 23-20 arriva poi
il gol della Gaeta. Impegnato com'ero a guardare le statistiche, mi sono perso l'autore dei due gol e adesso viene fermato per un fallo atterrato in area con il pallone. Dopo il salto il giocatore rosso, palla quindi per il Gaeta che la restituisce alla squadra avversaria. Larice per Gulino, ancora Gulino per il proprio numero 10 che si allaga, scarica per Salvatore Larice, il bel passaggio per Zoe Mizzoni, gran bella azione questa dell'Enna, 21-24 e viene fischiato il time out da parte di Macera e quindi ricordiamo il punteggio. Quando mancano poco più di 5 minuti sul cronometro, 24-21 il punteggio, l'Enna non si dà per vinto, dà l'impressione che non lo farà fino a che non scadranno i 30 minuti. Ma è giusto che sia così, è una squadra di pallamano, una squadra esperta, l'allenatore loro Gulino è un allenatore che calca i campi da 30 anni e quindi gli avrà fatto capire che la pallamano si gioca fino all'ultimo secondo. E il nostro allenatore ha chiamato time out, abbiamo una difficoltà, Deda sembra che si sia fatto male e quindi deve riorganizzare la squadra per insomma mettere i giocatori nelle posizioni giuste. Speriamo che l'infortunio di Deda non sia niente di grave, perché nel secondo tempo ha fatto la differenza e ha segnato, se non sbaglio, 8 gol in meno di 25 minuti e quindi speriamo che possa rientrare e che la squadra sia nella possibilità di poter insomma giocare queste azioni in attacco con più tranquillità, perché stiamo entrando nella fase critica, cioè gli ultimi 5 minuti, e in questo momento la forza psicologica è fondamentale. Vedremo come le due squadre affronteranno questi 5 minuti che ci separano dalla fine di questa bellissima partita. Panariello proprio per Florio, ancora Panariello, Florio restituisce la palla al proprio compagno Ante Tommaso che si allarga, la lascia poi per Ponticella che subisce il contatto, palla ancora per la formazione biancorossa, Ante Tommaso, Panariello, di nuovo Ante Tommaso, subito marcato, cerca uno spazio per andare al tiro, viene esteso e c'è l'esclusione, 2 minuti per il numero 5 Paolo Serravalle, protesta in maniera abbastanza animata il proprio giocatore numero 5, è crollato a terra Ante Tommaso al momento di andare alla conclusione, dovrà giocare quindi 2 degli ultimi 5 minuti di gioco, l'Enna in inferiorità numerica, questa è una cosa che sicuramente pesa e pesa tantissimo, anche perché arriva nel momento critico della gara con l'Enna sotto di 3 gol, la possibilità quindi per il Gaeta di gestire il vantaggio. Filic per Ante Tommaso, Florio, Ante Tommaso ancora per Filic, lo scarico per Deda che va al tiro, non trova la porta, quindi può andare l'Enna. Larice, Gulino, ancora per Saverio Larice, Gulino, il dribbling su Deda, cerca un'altra Veronica, non la trova, trova il contatto e la possibilità di gestire un altro possesso, ma il cronometro continua a correre. Larice per Salvatore Larice, Gulino per un momento tocca appena il pallone, la palla finisce tra le mani del numero 11, il tiro poi di Gulino fermato da Cienzo, applausi di tutto il Pala San Pietro. Filic
Pariello! E il gol che forse chiude la questione. Il gol del 25-21. 4 gol di vantaggio con ancora qualcosina da giocare in superiorità numerica per la squadra di Lodati, Ionelli e di Macera. Per Gulino, ancora per Salvatore Larice, bello il passaggio per il numero 3 Danilo Guarasci che guadagna un rigore. 26 minuti 30 secondi già passati, manca davvero poco alla fine, la possibilità per il numero 6 Gulino di segnare, lo fa, è il sesto gol della sua partita. 22-25, ancora 3 gol di distanza, ma mancano solamente 3 minuti alla fine della partita. Attenzione, qui Ante Tommaso, gli strappano via il pallone, l'arbitro ferma il gioco e la palla sarà ancora per il Gaeta. 27 minuti 7 secondi sul cronometro, il Gaeta conduce per 25-22. Panariello, non deve perdere il pallone Gaeta se vuole avere una possibilità in più di chiudere con la vittoria questa decima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. Ante Tommaso deve lasciare a Ponticella. Ante Tommaso, lo scambio con Filic, ancora Ante Tommaso che si allarga, lo scarico per Ponticella che cerca il tiro, non lo trova. Ancora lo schema della Gaeta per riprendere al tiro, Filic! Milos! Filic! A 22, 28 minuti sul cronometro, palla per il Gaeta e Filic con questo tiro che sarebbe poi 10-12-13, sarebbe il tredicesimo della sua partita, se non ho contato male, dovrebbe aver messo una, diciamo, il lucchetto a questa partita. Sì. 2 minuti, 4 gol sono effettivamente tanti, impossibile recuperare, a meno che la squadra nostra in attacco non butti la palla dopo 10 secondi, ma una squadra esperta, basta che tenga la palla in attacco 30 secondi, non si riescono a organizzare 4-5 attacchi da parte della palla della squadra avversaria. Comunque anche oggi Filic ha fatto la sua partita, 13 gol dicevi, ha parato, diciamo, la partita della settimana scorsa che ne aveva fatti solo 8 per mantenere la sua media di 11 gol a partita e non possiamo lamentarci, anzi oggi dobbiamo dire che a fianco a Filic c'è stato un ottimo Deda, la scorsa volta c'era stato Marciano che ne aveva segnati 7-8, quindi stiamo riuscendo a mettere vicino allo straniero qualcun altro che gli dia una mano, perché non è possibile che un giocatore faccia 15 gol e gli altri tutti insieme ne facciano 6-7, non riesce a vincere nessuna partita in questo modo, perché ormai l'hanno conosciuto, tutti sanno quanto vale Filic e quindi lo marcano a uomo dall'inizio alla fine della partita. Palla proprio sprecata, un contropiede tecnicamente sbagliato, cioè l'attaccante non può avvicinarsi così tanto alla porta. Un contropiede fatto bene, si salta dai 9 metri e si arriva a 7 metri a tirare. Se si salta da 7 metri si arriva a tirare all'interno dell'area, quindi a 5 metri, il portiere basta che è un metro fuori dalla porta, ha chiuso lo specchio, il cono della porta viene chiuso dal portiere. Quindi è vero che c'è stata la parata del portiere, ma tecnicamente è un errore dell'attaccante che si è avvicinato troppo a lui. Intanto siamo entrati nell'ultimo minuto di gara, non diciamo niente per scaramanzia, 23-26 il punteggio per il Gaeta, quindi 26-23 rispettando anche il dettame del campo. Arriva adesso però il contropiede dell'Enna, Larice, il tiro, il palo ancora dall'altra parte per Salvatore Larice, mancano 30 secondi alla fine della partita. A questo punto penso si possa dire il Gaeta
conquista la quarta vittoria del suo campionato, riscatta la sconfitta nell'ultima giornata del girone d'andata contro il Conversano. Terza vittoria in quattro partite per la squadra di Macera, che sale a 12 punti in classifica. Niente da fare mentre arriva il gol di Larice per l'Enna, che torna in Sicilia con un pugno di mosche nonostante un'ottima prestazione.